Un nuovo rallentamento per la crescita dell'Eurozona. La previsione della Commissione europea relativa al secondo trimestre 2011. Il dato si attesterà allo 0,2%, mezzo punto percentuale in meno rispetto alle previsioni di maggio, per poi raggiungere la stasi entro dicembre. Nel terzo e quarto trimestre dell'anno la crescita del prodotto interno lordo italiano, secondo Bruxelles, sarà pari a zero.